Ciao a tutti, in questo video vedremo come effettuare una riparazione di fortuna su una puleggia in cui si è formata una crepa. Questa è la puleggia della pompa a iniezione di un Toyota 4Runner. La crepa è dovuta a un errore nel montaggio. Tirando troppo il dado, essendo all'interno conica, si è allargata e quindi si è crepata. Io ho un'altra puleggia, che è questa, ma ho scoperto che l'altezza non corrisponde e quindi non posso montarla. Quindi, in attesa del ricambio nuovo, proverò a fare una riparazione di fortuna. Quando si cerca di riparare una crepa, la prima cosa da fare è effettuare un foro dove la crepa finisce. Un piccolo forellino in modo che la crepa non possa proseguire. In questo caso lo spazio è troppo poco e quindi non lo farò. Adesso allargherò lungo tutta la crepa il metallo, creando una V sia da una parte che dall'altra, e poi lo andrò a saldare. Con una pinza Wise Grip cerchiamo di tenere la crepa il più chiusa possibile. Si vede di qua che è quasi aderente. E adesso proviamo a saldarla. Ah, come materiale sembra ferro. Non è sicuramente alluminio e è troppo lucido per essere ghisa. E quindi spero di riuscire a saldarlo con elettrodi normali. La corrente la tengo volutamente un po' più alta per riuscire a penetrare un po' di più. L'ho fatta un po' storta.
Come si vede da come schizza via la scoria, questi elettrodi sono elettrodi per inox. E l'ho scelti perché mi permettono di fare una saldatura un pochino più pulita. Allora, da questo lato è accettabile. La saldatura ovviamente non è bellissima, anche perché io non sono capace a saldare, però direi che c'è abbastanza riporto da reggere, da tenere comunque chiusa la puleggia. Ora vediamo l'altro lato, se riusciamo a riportare ancora un po' di materiale qua sopra. Più che altro non mi convince questo segno che c'è qua. Decisamente meglio. Questa è una riparazione d'emergenza che ho voluto provare a fare così, tanto per sperimentare. E questa puleggia la monterò per un paio di giorni su una pompa iniezione che devo testare, e ho già ordinato il ricambio nuovo che arriverà la settimana prossima, e quindi quando cambierò nuovamente la pompa monterò il ricambio nuovo, perché comunque girare con una puleggia riparata così non mi fido. Gli diamo una pulitina col flessibile. La puleggia è pronta, ho cercato di farla il più lucida possibile per vedere bene se si dovesse riaprire la crepa nel momento in cui vado a serrare il bullone. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale per avere gli aggiornamenti sui prossimi lavori sulla macchina. Grazie, ciao a tutti!